con la statua di Maria Addolorata, in latino Mater Dolorosa, che richiama l'immagine della madre di Gesù, sofferente ai piedi della croce, uno dei sette dolori affrontati da Maria e raccontati nei Vangeli, la confraternita di San Vittore chiude il gruppo di macchine che nella processione del Venerdì Santo a Vercelli precedono l'imponente crocifisso, ultimo simulacro di questa rappresentazione sacra, la cui importanza nel corso di più di due secoli di vita, la prima processione si svolse nel 1759, è andata sempre più crescendo. San Vittore fu anche l'ultima confraternita a dotarsi di una macchina propria e a partecipare dalla seconda metà dell'Ottocento a questo rito. L'archivio della confraternita è andato completamente disperso e quindi non si hanno notizie dirette circa l'autore e l'anno di realizzazione di questa statua, che in realtà di una statua, così come la possiamo intendere comunemente, ha solo il volto realizzato in cartapesta e inserito in una sorta di manichino alla cui parte centrale sono state fissate le braccia molle con le mani in legno che reggono un fazzoletto. Alto 1,55 m, è probabilmente opera di un artigiano novarese databile alla seconda metà del XIX secolo. La Madonna Addolorata della macchina di San Vittore trasmette un senso di sacralità e devozione pur nel dolore ed è in piedi, contrariamente alla tradizione iconografica che ritrae la Vergine ai piedi della croce nell'atto dello svenimento, come tra l'altro si può vedere in molti dipinti affreschi presenti nei musei e nelle chiese cittadine, ad esempio l'affresco della Crocifissione di Gaudenzio Ferrari in San Cristoforo. Un pugnale, infine, trafigge il cuore della Madonna, nel rispetto della tradizione che con una, cinque o sette spade infisse nel cuore richiama i dolori della Vergine. La prima spada o dolore richiama la profezia di Simeone nel Vangelo di Luca che recita «E anche a te una spada trafiggerà l'anima». La confraternita di San Vittore fu fondata nel 1579 sotto il titolo della Beata Vergine Maria. Il titolo di San Vittore lo assunse quando le venne assegnato la chiesa omonima ricostruita nel 1606. I suoi confratelli vestivano un abito celeste o ceruleo e arrivarono a essere 110 per poi scendere a 60 nel periodo dell'occupazione francese. Oltre alla chiesa, la confraternita possedeva una casa e godeva di due rendite che destinava ad altrettante doti, ciascuna di 50 lire, per giovani donne in difficoltà. Della chiesa, restaurata nel 1998 e recentemente destinata a centro di attività culturali, è degno di nota il campaniletto, risalente al XII secolo, in parte romanico e a pianta quadrata. Dalla chiesa proviene un affresco quattrocentesco di scuola spanzottiana, raffigurante una Madonna con bambino e santo, ora conservato al Museo Borgogna. Attualmente la chiesa si presenta ad aula unica ed è terminata ad est da un ampio presbiterio a pianta quadrangolare, affiancato da due sacristie. La prima di queste, che oggi ospita quattro dipinti del pittore locale Giuseppe Tarchetti, è con molta probabilità il locale che una volta era adibito ad uso della confraternita. Sovrasta l'altare maggiore un gruppo scultoreo in gesso policromo e dorato della Madonna Assunta, sorretta da angeli. Il crocefisso di Sant'Andrea, annoverato tra le macchine dal 1833, chiude la processione del Venerdì Santo di Vercelli. Quello che sfila, monumentale, posto su una doppia croce lignea, il cui Cristo è caratterizzato da una pronunciata magrezza e con il capo incoronato da grosse spine, è databile al Cinquecento. Lo storico Virginio Bussi si azzarda a citare una possibile sua attribuzione a Gaudenzio Ferrari, anche se poi si affretta a precisare come essa non sia condivisa da autorevoli studiosi. Ciò che rende più affascinante la storia di questo manufatto non è tuttavia la mano che lo ha realizzato, bensì il fatto che solo nel 1993, a seguito di una campagna di restauro finanziata dall'antiquario vercellese Arturo Dazza, sia stato scoperto che al suo interno si celava un altro crocefisso ligneo, più antico, risalente al XIV secolo.
sul perché l'uno sia stato nascosto all'interno dell'altro senza lasciarne traccia scritta in qualche documento possono solo essere fatte delle ipotesi che rimandano alla necessità in epoca di controriforma di offrire una rappresentazione meno teatrale del Cristo in linea con il sentire religioso del tempo. E non potendolo quindi distruggere in quanto oggetto sacro, probabilmente si scelse la strada del suo rivestimento. Quello che sfila in processione quindi è il crocefisso cinquecentesco, mentre l'altro, il più antico, è affisso ad una parete della sacrestia. Tornando a parlare di quello portato in processione, sappiamo che originariamente esso si trovava sopra l'architrave della chiesa di Santa Croce, un tempo esistente nella via chiamata delle Vigne, oggi via Viotti. Quando fu demolita, il manufatto fu portato in Sant'Andrea. Sappiamo poi che nel novembre del 1800 il crocefisso venne trasportato nella vicina chiesa di Sant'Antonio dell'omonima confraternita e lì rimase fino al 1824 per poi essere riportato in Sant'Andrea affidato alla Compagnia dei 100 Fratelli del Santissimo Crocefisso, sorta nel 1647, e fu questa a promuovere nel 1825 l'istituzione al Venerdì Santo di una processione con il Cristo in croce custodito nella Basilica, processione alla quale nel 1833 venne aggregata quella ben più antica delle macchine, ancora oggi chiusa dall'arcivescovo e dal seguito dei fedeli lungo il percorso che si conclude proprio in Sant'Andrea. Carissime sorelle, carissimi fratelli, ho desiderato donarvi così il mio saluto a conclusione della processione delle macchine che quest'anno si è svolto in modo molto particolare, in modo virtuale, grazie a Vercelli Web TV, e proprio concludendo qui, a fianco della reliquia di Sant'Eusebio che si trova in questo busto nel palazzo vescovile. Perché? Ma perché quella fede che ha sostenuto i nostri padri in queste tradizioni, in questa processione delle macchine, è una fede che ha avuto un'origine molto lontana qui sul nostro territorio, proprio grazie a Sant'Eusebio. Ed è una fede vera, autentica. Se ci domandiamo, ma perché i primi cristiani, perché gli apostoli, perché tanti prima di noi hanno creduto in Gesù Cristo? Perché? Perché quella parola che Gesù ha detto non è rimasta parola teorica, ma una parola che è diventata vita, è diventata dono. Ha dimostrato con la sua vita, con la sua offerta sulla croce, quanto fosse vero quel messaggio che lui ha proclamato. E allora ecco perché Sant'Eusebio ha annunciato questa fede, una fede credibile, e ha voluto annunciarla con la stessa parola con cui Gesù parlava ai suoi connazionali. Gesù voleva raggiungere il cuore e difatti parlava in aramaico, nella lingua comprensibile, perché doveva suscitare quei sentimenti autentici, questa risposta generosa a quell'amore che lui ha dimostrato in tutta la sua vita verso di noi. Anche Sant'Eusebio, e qui lo vediamo ritratto con l'Evangeliario, ha voluto annunciare il Vangelo di Gesù nella lingua locale, nel dialetto, perché la gente potesse comprendere l'amore di Dio, quanto il Signore ci ama e quanto noi allora possiamo rispondere al suo amore. Ebbene, le confraternite dappertutto, ma in particolare qui a Vercelli, hanno sviluppato una tradizione in cui si pregava e si pregava proprio con il Vangelo nella lingua corrente, nella lingua volgare. E questa preghiera diventava però anche vita. Ecco perché le confraternite sono animate da una fede autentica, una fede che deve in qualche modo tradursi nella vita. Le confraternite per cui non si limitano alla preghiera, a delle preghiere in quelle chiese che vengono loro destinate, ma devono uscire,
devono manifestare quella fede cristiana che diventa amore, che diventa cura degli altri, del prossimo, che non sono più estranei, lontani, ma sono vicini, sono fratelli, confraternite. Deriva proprio da questa fratellanza universale che già i nostri padri hanno scoperto proprio leggendo il Vangelo, in quella azione stessa di Cristo che si è fatto nostro fratello e ci ha indicato che siamo tutti figli dello stesso Padre. Ecco perché allora le confraternite hanno questa attenzione ai poveri, ai sofferenti, agli ammalati, ai carcerati, agli orfani, alle vedove, agli stranieri. Impariamo dai nostri padri a vivere non una fede solo delle momenti emozionali o dei momenti solo teorici, tradizionali, ma prendiamo dai nostri padri quella fede spessa, quella fede che loro hanno trasmessa a noi attraverso le opere. Dovrebbero queste confraternite in qualche modo aiutarci a riscoprire il modo nuovo di vivere una fratellanza qui a Vercelli, una solidarietà nuova.